Altra occhiata a questa meraviglia. Ci siamo quasi. Qualcuno ci ha ripensato? Non io. Io non ci sono, forziere. Che aspettiamo allora? Chia con te fino alla fine, Sid. Attenzione, Jill, parole pesanti. Con te fino alla fine. Qui ovviamente uso pozioni per la post boss fight. Ecco, vedi, lì c'è un forziere. Va bene, questo oggetti per crafting. Guarda che figata. Madonna, mi vengono i vibes di Final Fantasy 1 qua, con i cristalli enormi. Sentite anche la intro. È bellissimo. La classica intro. Il cuore di San Breck. Tan 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 tan. Questa è proprio la musica del cristallo, è proprio il tema del cristallo questo. Theme of the Crystal. Beh, niente da fare. Credo proprio che servirà una spada più grande. Usa la mia. Ti ringrazio, Clive. Era in senso metaforico. Il nucleo è senza dubbio molto resistente. Si deve manifestare come Ramu. A Taria verrà un colpo quando saprà che cosa ho fatto. State indietro. Lo spazio non basterà. Sì, si deve manifestare, mi sa. E lui giustamente non lo può fare perché sta male. Mamma mia. Che bellezza, mamma mia. Ti ha sfasciato veramente. E ci è riuscito davvero. Ero convinto che non ci riuscisse lo stesso. Clive, guarda. Che cos'è? Che cazzo? C'è un portale. Sid. Ah, oddio, sono gli i caos? Perché i cristalli servono per trattenerli. Ifrit, mi serve Ifrit. Vieni a me, non posso farcela senza di te. No. Non di nuovo. Mostraci la tua forza. Dove sei? Resisti. Oddio, gli ha preso qualcosa, tipo come se l'avesse... Che diamine... Dove diavolo sono?
Oh, porca troia. Sono già stato qui. Sono già stato. È stato respinto. Torna sempre Marika da Elden Ring. Dominante. Tu. Ancora tu. Dove sei? Che cosa vuoi? Cazzo, è ancora vivo. Vedi, i cristalli servono a ben più. Servono non solo a dare energia tramite etere, ma a contenere qualcosa che è stato sigillato. È un po' la stessa metafora, diciamo, quasi. Non sono i tuoi ordini. È quasi come la. La metafora dei caos in Final Fantasy 1 e in che anche se quelli sono stati creati in maniera alternativa, ma sembra molto somigliante con questa roba. Per le fiamme. Vedi, spettro, glitch. Ci sono creature oscure comunque, i glitch, gli spettri. Sono sempre state creature oscure nei Final Fantasy. I Wrath. Che altro può fare? Queste sono tutte creature oscure nel mondo del di Final Fantasy. Si sta liberando. Gli spacca l'asta, non me lo dire. Oddio. Quel potere non è tuo. Vedi, è come lui, perché anche lui prende il potere dagli altri Aikon. Hanno una sorta di collegamento. Questo è mio. Minchia, si trasforma in Ifrit, guarda. Ma che bella host c'è di sottofondo. Eccolo, si è manifestato. Quindi vuoi vedere che hai imparato a controllare Ifrit adesso. Ma anche se non credo in realtà. Questo lo sapevamo. Incarnare di nuovo Ifrit. Ah, vedi, lui è Typhoon. Lui è Typhoon. I comandi di Ifrit sono i seguenti. Vabbè, attacco in mischia, attacco a distanza, schivata e salta. La padronanza dell'abilità è condivisa con Clive. Premi R2 dopo aver seguito una palla di fuoco esplosiva. La versione degli Aegon... per sferrare un devastato attacco finale in mischia chiamato fiammata. Ah, ok, come se fosse la combo finale di Clive.
Usa L2 per scattare. Tieni premuto L2 per allungare la durata dello scatto e usa L per cambiare direzione. Ma che bella! Le abilità disponibili quando si incarna Ifrit possono essere confermate tramite la selezione abilità del menu principale. Bellissime per i combattimenti. C'è uno stile totalmente totalmente diverso. Però Typhoon, oddio, Typhoon, me lo ricordavo un po' diverso effettivamente. Anche lui può fare le schivate, che bello! Cioè, Typhoon era un cesso comunque nei vari Final Fantasy. Schivare alla velocità della fiamma. Utilizza L mentre si tiene premuto L2, è un metodo efficace per evitare gli attacchi su larga scala di Typhoon. Fottuto. Vacillamento. Cioè, Typhoon non è così figo. Cioè, quello l'hanno fatto fighissimo comunque. È fatta. Oh oh. Oddio, ma che caos? Con le quattro braccia sembrava caos anche questo. Sembra più caos che Typhoon comunque, vorrei dire. Come vuoi. Cioè, cosa cazzo sto vedendo? Porca troia. Oddio! Oh, madonna, sembra tipo il Rhythm Game! Aia, porco! Io per fare le schivate acrobatiche!
Ma guarda quanto è grosso rispetto a Ifrit. È enorme. Cioè, io di Typhon mi ricordo quello di Final Fantasy VI e sembrava tipo il fantasma dei Ghostbusters, se ve lo ricordate. Cioè, lo potete cercare anche su Google. Invece qua l'hanno fatto strafigo. Ma poi la host. Cioè, sentite la host quanto è bella. Sembra un po' la Genki-Dama, la sfera infuocata di Ifrit. Mi ricordo un po' Goku. Ora gli dai il pugno. Ah! Questo è un reminder bellissimo a Final Fantasy VIII. Che c'è l'attacco di Ifrit che si mette sulla palla e poi la lancia verso il basso. Typhon sconfitto. No, vabbè, Typhon che l'hanno reso così figo, non proprio zero, non me lo potevo né immaginare né ora né mai. Proprio zero, completamente. Troppo figo Typhon rispetto a quello che mi ricordavo io. Soffio del fuoco, fiamme della rinascita. Riduce di 12 secondi il tempo di ricarica di fiamme della rinascita. Ma fiamme della rinascita e della fenice però. È la tecnica della fenice. Questo è il modello arcade, sarà bellissimo. Un degno ricettacolo? Ricettacolo? Cioè lo stanno mettendo alla prova per dargli il potere divino, tipo incredibile, super potente? L'ho detto ragazzi, Clive è il cattivo, andrà a finire che Clive è il cattivo. Sei ferito. Questo? Ma no, è solo un graffio. Ok, un buco. Noi troveremo un guaritore. Qui? No, ne dubito. No, Sid non può morire. Oddio! So perfettamente chi sei. E se credi che ti permetterò di prenderlo? Ti sbagli. No, Sid. In che ora diventeremo un tutt'uno, Yad? Perché rinneghi il tuo destino, il tuo scopo? L'ultima la farò bastare. No, non ci credo che muore Sid. Che muore qua. Meglio non parlare.
Clive. Da tempo pensavo di avere tutte le risposte. Ma poi ti ho incontrato e ho capito che non dovevamo lottare per una buona morte, ma per una vita migliore. È vero che un uomo può reclamare il suo fato, ma se non può scegliere come andarvi incontro, che senso ha? Io ormai ho scelto. Gli sta dando i poteri. Quindi adesso abbiamo Ramù. Non farlo. Minchia, sta morendo veramente, si sta sacrificando. Il resto è nelle tue mani. Me la immaginavo la morte di Sid, ma non adesso. Gli ha donato Ramù. Cazzo. No, qua Sid no però. Porca troia. Me la sarei aspettata la morte di Sid, però non adesso. E così vuoi sprecare la tua volontà? Rifiuto. Qual è il tuo posto nel grande disegno? Nella stretta cinerea le braci risplendono. Oddio, Joshua! Così le fiamme. Ma che cazzo sta succedendo? Quindi vogliono cambiare il destino di Clive. Vedi, Clive è destinato a essere il cattivo. Mi spiace, Clive. Se fossi arrivato un attimo prima. Vedi, l'ha riconosciuto Thorgal. Ti ricordi ancora di me? Visto proteggerli. Sei stato molto coraggioso. Quindi non si incontrano ancora i due fratelli, perché è svenuto Clive. Peccato. E chissà so che faccio. Qui. Ultima. Ultima. Oh. Conosci il nostro nome? Cos'altro hai appreso, Fenice? Non è una semplice magia ultima. I miei viaggi hanno rivelato molto su di te e sulle tue ambizioni. So che sei stato tu ad avermi strappato da mio fratello. Ah. E so anche che quello che stai cercando è il suo potere. Ma ti informo che se vuoi lui, passerai sul mio cadavere. Bene. C'è bene. Il respiro degli antenati colma i miei polmoni per dissipare il canto di sofferenza. Un turbamento. Devi lasciare mio fratello in pace. Mio fratello in pace, vedi, l'ha detto, l'ha confessato.
Così non risolviamo niente. Concordiamo. Basta giocare, Felice. Reclamiamo il ricettacolo. Reclamiamo il ricettacolo? Come ho detto, no. È vero, ci somiglia un sacco. Sono fiamme irrisorie. Vedrai che significa bruciare. La tua forma è effimera. Non sono certo così stupido da credere di poterti ferire. Ma per proteggere mio fratello, non dovrò farlo. Dai, svegliati, Clive. Svegliati, guarda tuo fratello. Minchia, ora lo vede con la coda degli occhi, vuoi vedere? Eccolo. Joshua. Allora non è cattivo Joshua. Dai. Dai, sono contento. Perché ovviamente la copertina di Final Fantasy è fuorviante, perché vede, finisce contro Ifrit. Quindi si immagina. Vuoi dire che hai già dimenticato chi sono, per caso? Oh no! Oh porca troia! L'ha preso lui al posto di Clive! Perché non provi a prendere mio fratello ora? Demone. A quanto pare sì. Joshua, essendo la Fenice, giustamente rinasce. Può rinascere, ma adesso. Che tra l'altro ultima come Esper, noi l'abbiamo vista solo in Final Fantasy XII, tra l'altro. O almeno io l'ho vista in Final Fantasy XII. Perché poi negli altri giochi o è una magia o è una tecnica, diciamo, ultima. Però per lo più la magia, cioè come summon, come Esper vero e proprio nel 12 si vede. Poi non mi ricordo se c'erano altre occasioni in cui ultima era un Esper o comunque un Aikon in questo caso. Non ci sto facendo caso. No, sono andati al rifugio. Ancora? Trovate Sid? Oppure siamo tutti morti? Li hanno trovati. Aiutaci. Lui dov'è? Vieni qui. Ce l'ha fatta quel pezzo di merda. Bastardo. Minchia, li ha trovati. Senza questo. Madonna, ora appena torna Clive scoppia un casino. Sid non è tra i morti. Devo mandare uno Stolas. Eh no, perché sennò si è fottuto. Che è Titano? Non sarà necessario. Che c'è andato lui? C'è andato lui! Quindi il prossimo obiettivo è andare a prendere Titano. Oh merda! Dove diavolo sei, Sid? Sid. Dove diavolo sei? Purtroppo. Non vi può sentire più, Sid. Cioè, hanno distrutto il rifugio praticamente.
siamo rimasti soli con Gav, Taria e basta, cioè sono tutti morti. Costis, Repubblica di Dalmechia. Vedi? Sono tipo... tipo... Oh, ma lui si è tolto il marchio da... Si è tolto il marchio. Peperoni e piselli, fagioli e bietole, qualunque cosa serva per... Ah, quindi è passato un po' di tempo allora. Avanti, guardate, è tutto fresco. Salsiccia di cioccolato. Cataplasmi, avevo letto calpestami. È una pozione, mia signora. Forse un unguento per lenire i dolori del viaggio. Madonna, che bella Jill, mamma mia. Mi spiace. Ti auguro il meglio, ma che la madre vi guidi. Sedativi, cure, ricostituenti. Unguenti, balsami, cataplasmi. Sedativi, cure, ricostituenti. Però siamo alla Repubblica di Dalmechia, vedi, 5 anni dopo. Siamo dentro la Repubblica. Quindi il prossimo sarà Titano a venire massacrato di botte. Bello rivederti, Sid. Bello rivederti, Sid. Che hai scoperto? Lo chiamano Sid. I portatori sono rinchiusi in un vecchio tribunale ai confini cittadini. E credo di non doverti dire chi c'è di guardia per assicurarsi che non fuggano. Le guardie private di Kupka. È una trappola. E sembrerebbe anche piuttosto evidente. Un'altra. Ma che cosa spera di ottenere? Libererò i prigionieri prima del tramonto. Tu non farai niente del genere. I nostri compagni non hanno dato la loro vita per farti tagliare la gola in questi maledetti bassi fondi. Dovremmo lasciare i prigionieri a soffrire. Non ho detto questo. Intendevo dire che non devi andare per forza tu a liberarli. E chi ci va? Dannazione. Sei testardo proprio come il vecchio Sid. Che non gli ha detto una parola, l'ha fissato, via, fine. Solo non dire che non ti avevo avvertito. Ora sei Sid, e se dovessi accaderti qualcosa, sarebbe la fine. Ora sei Sid. Cioè, neanche più Clive. Ora sei Sid. Cioè, è come se avesse reincarnato lo spirito di Sid prendendone anche il nome. Ma in tutto ciò, Joshua? Bisogna vedere anche che fine ha fatto Joshua. Vi prego, non sappiamo niente. Stiamo dicendo la verità. Vi aiuteremo, davvero. Madonna mia. Ma voi ci state già aiutando. Perdonatelo, mio signore, non intendevo offendervi. Taci tu! Nessun segno di Yugo. Secondo me disprezza le trappole dei suoi sgherri quanto noi. Allora sarà facile. Fateci del male! Vi scongiuro! Dovete stare zitti, feccia marchiata! Io per fare sto atterraggio mi sarebbe partito il ginocchio. Andrà tutto bene. Vabbè, questo sarà il tutorial per i poteri di Sid. Esatto. Equilibriamo lo scontro. Ci sono obiezioni. È lui. Il fuorilegge. Quello è Sid. Il fuorilegge. Si è fatto chiamare Sid il fuorilegge per davvero? Andiamo.
Questo servirà da tutorial per le abilità di Sid. Va a chiamare gli altri. Dice, ora ha integrato le abilità di Sid di Ramu, quindi... Portatori? Al sicuro. Ecco qua. Il potere del fulmine. Clive ha rivendicato una parte dell'essenza dell'Eikon Ramu. Sintonizzarsi con Ramu non solo cambia l'aspetto elementale degli incantesimi di Clive, ma permette anche di accedere a diverse nuove abilità degli Eikon, come Tempesta, che scatena una pioggia di fulmini sui nemici vicini respingendoli. I dettagli sull'abilità si trovano nella sezione abilità del menu principale. Il talento degli Eikon di Ramu, Giustizia Cieca, può essere usato per lanciare una raffica di fulmini globulari contro un massimo di 9 bersagli selezionati. Il fulmine rimane temporaneamente attaccato al bersaglio e può essere attivato colpendolo. Oddio, mi sembra molto Kingdom Hearts questa cosa. Dove praticamente tu avevi il Keyblade che ti selezionava e potevi sparare. Sid morirà qui! Ah, ecco, si fa con L2. Oddio! Fulgo! Oddio, carina. Quanti ce ne sono? Però non ho una tecnica di avvicinamento, almeno non sembra. Per il mio stile di combattimento, Ramu è un po' più lentuccio. Come. Diciamo come Eikon. Adesso basta. Fatelo giocare con il gattino. Ecco, qua iniziano ad arrivare ora. Jaguaro. Meno sembra uno Jaguaro. Però non ha i baffi classici dello Jaguaro. Però potrebbe essere una reinterpretazione dello Jaguaro. Veloci. Allora sì. Pantera da guerra repubblicana. Quindi non è effettivamente uno jaguaro. Anche se gli somiglia molto. Cioè, non è molto pantera effettivamente, eh. Anche le chiazze come un leopardo. Hai provato. Porco. Gestire Treycon non è facilissimo. Anche perché Ramu non è molto incline al mio stile di gioco. Devo trovare la giusta combinazione. Frammento del fulmine. Quindi mi sa che qua potrò craftarmi la spada di Ramu.
diavolo. Allora, io posso accettarlo il time skip, però vorrei sapere cosa è successo nel frattempo. Avviseranno Hugo. Lasciali. Oggi è già stato sparso abbastanza sangue. Speriamo che il maestro della lore mi possa dare qualche appiglio. Non sono un amante dei time skip, però se contestualizzato sì. E vorrei contestualizzarlo. Assassino, tutti i nostri amici sono morti per colpa tua. Minchia, ce l'hanno con lui. Capito o no? Ci hanno usati come esche. Esche per stanarvi dal vostro dannato buco. Tutto perché non potevate lasciare le cose come stavano. Che cosa sei venuto a fare qui? Non abbiamo chiesto di essere salvati. Volevi essere ringraziato. Non ci perdoneranno. Siamo tutti marchiati. Certo, ora la situazione si è ribaltata. Perché per colpa loro... Per 5 anni abbiamo lottato per dare una vita migliore a quelli come noi. Per poter essere trattati come dei pari. Non è quello che volete. Vogliamo soltanto che ci lasciate in pace. Tutte le volte che vi mostrate, siamo noi a soffrire. Va bene. Mi dispiace. Certo, perché ora per colpa loro che hanno distrutto il cristallo. È la nostra casa, è qui che vogliamo restare. Se la sono presa con tutti i marchiati. Sid l'aveva detto che sarebbe stato difficile. Lo capiranno. Se lo dici tu. Giustamente, prima erano... Non erano considerati esseri umani. Ora anche peggio. Ora è ancora peggio la situazione. Perché per colpa dei marchiati... Cioè per colpa di pochi marchiati pagano tutti adesso. Tutte le zone qua sono disattivate. Ecco perché mi ha detto che... Era una zona cruciale. Era una fase cruciale del gioco. Perché non ci possiamo tornare più per ora. Quindi se giustamente c'erano side quest io le avrei perse. Minchia, meno male che le ho fatte. Meno male che le ho fatte. Quindi noi siamo qua e dobbiamo andare qui. Rifugio. Quindi non è tanto lontano. Aspetta, ma è rimasto nello stesso luogo il rifugio. Terre morte della ciclonia centrale. Quindi il rifugio è sempre quello, non è cambiato. Ben-Numer, ciclone centrale. La notte di 5 anni fa. Ecco. Distruggemmo il loro simbolo di speranza. Ma non diremo mai il motivo. Per questo ci credono la causa delle sofferenze. E infatti. Agiamo per dare loro un futuro. Ma ciò che vedono sono le condizioni attuali. Un bubbone va prima inciso per farlo guarire. Continuo a chiedermi se abbiamo fatto la scelta giusta. Quando Sid ha detto di voler creare un mondo dove potessimo scegliere per la nostra vita. Non gli interessava che le nostre scelte fossero giuste oppure no. Ma che fossero nostre. Mi manca. Un mondo in cui vivere e morire da pari. È questo che voleva. Che vogliamo tutti. Ecco il perché del suo nome. Ed è per questo motivo che portiamo avanti le sue idee. E... non permetterò in alcun modo che qualcuno ci ostacoli. Ci siamo, piccioncini. Casa, dolce casa. Piccioncini. È cambiato completamente il rifugio perché praticamente Kupka l'ha distrutto. Ah, guarda ora com'è, tipo con zona balneare con vista sul lago.
Vabbè, sono le rovine. Sembra un'aeronave, ma sono le rovine. Le rovine. Nuovi oggetti sono disponibili al pegno di Caron. È meglio se vai da lui. Mai un momento di noia. Otto è sopravvissuto. Oddio, sento nel mio cuore delle vibes da Fisherman Horizon. Perché? Avanti! Uno scolaretto sa fare di meglio. Sento proprio le vibes da Fisherman Horizon. Tipo, mi metto qua a pescare e via. Ma il problema è, perché adesso è sommersa dall'acqua? Cioè, le rovine dove noi ci trovavamo prima non c'era l'acqua, o comunque non era così abbondante. Quindi o Kupka, quando si è trasformato in titano, ha sfasciato tutto e ha praticamente, ovviamente distruggendo tutto, ha creato tipo questa zona nuova. E credo che sia la risposta molto più indicata in questo caso. Perché noi stavamo praticamente sottoterra. Quindi lui ha praticamente smosso tutta la terra e ha fatto uscire fuori l'acqua addirittura. Cioè, quindi guarda quanto era incazzato. Proprio incazzato come le bestie. Perché vedete, ci sono frammenti di rovine sparsi ovunque. Ci sono rovine di frammenti sparsi ovunque. Quindi Kupka ha letteralmente sfasciato tutto. Guarda, c'è Sid. Resti per un po' questa volta. E lo chiamano Sid. Cioè, lui si fa chiamare Sid. Ha ereditato anche il nome di Sid. Allora, in tutto ciò però, ecco, io vorrei... Ecco, Ramu incanalato. Che madonna, detto così sembrano delle bestemmie. Ogni volta sembrano delle bestemmie, Ramu incanalato. Oh, questo è schianto, questa è giustizia cieca, questa è tempesta. Questo cos'è? Parafulmine. Genera un fulmine globulare che una volta colpito emette fulmine a catena verso i nemici circostanti. Fulmine del giudizio. Invoca un potente fulmine dai cieli che infligge notevoli danni a un bersaglio... Madonna mia, questa è ottima però. Minchia, 2300. Ce l'ho proprio precisi precisi. E impariamola. Che almeno uso questa anziché impatto. Perché schianto... Allora, in realtà questa non è male. Forse potrei usare al posto di tempesta, perché tempesta alla fine, vedi, cioè deve caricare per un bel po', mentre invece questa fa l'animazione e in teoria io durante l'animazione non dovrei avere problemi. Ma posso equipaggiarla, vediamo. Sì, fulmine del giudizio. Ok, in teoria dovrebbe andare bene. Madonna mia, certo, ora il rifugio è completamente diverso. Qui c'è il jukebox. Le nostre condizioni si chiama questa host. Ma non posso mettere la host. Il suono del silenzio. Ah, il suono del silenzio è niente musica. Ah, vabbè, ok. Vabbè, ci sta come brano. Ma quella è sporca di sangue. Caron, è sopravvissuta. Per affari o per piacere? Esatto, chiedi degli ultimi 5 anni. Sono davvero passati 5 anni? Come vola il tempo. Lo ricordo come se fosse ieri. Lo ricordo come se fosse ieri. Stavamo tutti aspettando di dare a Sid un benvenuto da eroe. Quando è arrivato il gruppo di Kupka. Beh, non sapevamo che erano loro. Sono sbucati fuori come orde di topi, uccidendo sul posto chiunque si trovasse sul loro cammino. C'erano sangue e corpi dappertutto. E in mezzo al trambusto una voce gridava a Sid di salvarci. Non dimenticherò mai quelle grida per quanto mi sforzi. Ora sei tu il nostro leader, Clive. Ora sei tu il nostro leader, Clive. Promettimi che non permetterai che una cosa del genere accada di nuovo. Promettimi che qualunque cosa accada, Sid ci salverà. Bello però da un lato che abbiano mantenuto il nome di Sid come se fosse più un ideale che una persona, perché l'ha chiamato Clive, però al tempo stesso tutti gli altri lo chiamano Sid, cioè come se avesse incarnato proprio lo spirito di Sid. Non mi lamento. Beh, non mi lamento, è perfino più spazioso di quello vecchio.
ho le mie scorte, il mio piccolo bancone, e grazie a te che combatti per la causa c'è un bel po' di richiesta per le mie merci. L'unica pecca è il continuo frastuono. Quando non sono Doris e Otto ad abbaiare ordini, sono Blackthorn e Bardolph che martellano giorno e notte. Ah, quindi vabbè, diciamo che i personaggi principali con cui discutevo prima sono rimasti vivi. Tuttavia, se un po' di mal d'orecchio è il prezzo da pagare per essere la partner di Sid il fuorilegge, direi che ho fatto un affare. Vedi, proprio si chiama Sid il fuorilegge. E tu che cosa vuoi? Qui non c'è molto da prendere. Ecco, sussurri dell'incantatore, accessorio per un portatore, mantenere una carica eterica può rivelarsi mortale tanto quanto scatenare la magia stessa. Si dice che questi orecchini aiutano nell'incanalamento dell'etere, riducendo la quantità di etere attinta dal corpo e integrandola con l'etere dell'ambiente circostante. Permette di mantenere un incantesimo caricato senza limiti di tempo anche dopo aver rilasciato R2. Premi di nuovo R2 per scagliare il colpo. In battaglia l'incantesimo viene caricato automaticamente anche senza premere. Cremisi è il sangue che alimenta la mia ira. Invocazione da battaglia tradizionale. Aumenta di 3% la generazione della trascendenza quando si infliggono danni. Questo non sarebbe male. Cobalto è la lama che alimenta il mio dolore. Aumenta di più 6 la generazione della trascendenza quando si subiscono danni. No, questo in realtà non mi interesserebbe. Oh, hanno introdotto gli Elisir adesso. Ripristina istantaneamente tutti i PV. Stammi bene. Non mi va di perdere un cliente. Sì, vabbè, Sid lo sappiamo tutti che è praticamente il nome ricorrente in tutti i Final Fantasy. Allora, la modalità arcade, non si è sbloccata la fase nuova, però qui possiamo rigiocare le varie fasi. Vabbè, queste le farò per conto mio perché mi divertirò un casino a rigiocarmelo tutto. Sid è praticamente il punto fisso di ogni Final Fantasy, c'è sempre il riferimento a Sid. E qui ovviamente l'hanno reso ancora più importante. Sei tornato, eh? Chiedi degli ultimi 5 anni. Ma come? Hai già dimenticato tutto? No, non ho dimenticato. Perché io non ti certo. È stata una vera rottura di scatole rimettere in sesto questo posto, specialmente visto il casino in cui ci trovavamo. Ma dico, Kupka non l'ha visto che sono ritornati qua. Cioè, se li volesse veramente uccidere, li potrebbe uccidere. Cioè, io personalmente avrei fatto un rifugio ancora più rintanato rispetto a quello di prima, non qui in mezzo all'oceano, in bella vista. Non che fosse una novità per quelli di noi che avevano creato il vecchio rifugio. Tuttavia, questo non significa che io voglia rifarlo. Bah, le cose qui non vanno troppo male, direi. Ho un martello decente, un'incutine decente e un apprendista che sa distinguere il suo martello dal suo uccello. E fino a qua va bene. Oh, e la fornace non va affatto male. Grazie ai mantici del vecchio Sid, senza di essi non so proprio come farei a tenere i carboni abbastanza caldi. Non con i dannati cristalli, poco ma sicuro. No, scommetto che non troverai una forgia simile in nessun altro luogo dei gemelli e posso considerarmi fortunato ad averla. Grazie per la chiacchierata, se ti serve qualcosa fammi sapere. Oddio, è diventato meno scorbutico. Oddio, ecco qua, vedete, qui ci sono nuove armi. Claymore, spada lunga, spada bastarda. Eccola qua, Levin Bolt. Modestia a parte, davvero niente male. Fascia dorata, qui non c'è altro che rinforza. Cosa possiamo rinforzare? Cazzo, possiamo rinforzare. Ma chissà se portandole più avanti queste diventeranno più forti, perché effettivamente, boh, per il momento le tengo Frido. Così. E vedi, abbiamo anche la lama di Ramu adesso, che è tipo violacea. Madonna, io vorrei vedere se ci sarà mai la spada ultima. Sei stato all'Emporio. La spada ultima qua come l'hanno fatta, tipo tutta bella con i ghirigori, tutte fighe. Ah, che cos'è questo? Il coso oggetti? Che è nuovo, il deposito? È nuovo sta roba. Muro dei ricordi. Ah... realizzato il giorno in cui Clive giurò la propria fedeltà a Sid. Questo frammento di cristallo trafitto da due pugnali è un promemoria di una promessa fatta, di un'amicizia stretta e di un retaggio ricevuto.
Ah, vedi, ci sono i diversi oggetti importanti che qua adesso possiamo... che possiamo mettere per ricordare le varie fasi. Carina sta cosa. Tipo una sorta di area dei ricordi, ecco, mettiamola così. Ah, qua c'è il gufo anche. Il Solas. Ma il maestro della lore dove si trova? Ma che non c'è più il maestro della lore, che fine ha fatto? Oh, un forziere. Ah, questa vedi? È stanza di Clive. Questa è la camera di Clive. Dove ho messo... rifugio, cortile... Oddio, ma non c'è veramente il Mr. Lore? È morto? Non ci credo. No, io mi devo... Ah, mi devo sfamare di lore. Io voglio sapere tutto. Quest'asse andrà sostituita. Abbiamo perso metà delle casse a causa di... Mi devo leggere tutti i documenti relativi a questi 5 anni passati. Intanto potrei fare così in realtà. Già, vedi, già ci sono cose nuove. Rifugio, fondato sotto la guida di Clive Rosfield, il quale ha assunto il titolo di Sid dopo la morte dell'ex capo dei ribelli e la distruzione del precedente rifugio per mano di Titano. In esso si è riunita una comunità di persone con le stesse ideologie giunte da tutto il regno per costruire un luogo in cui le persone possano vivere e morire alle proprie condizioni. Come il suo predecessore, è costituito tra alcune rovine dei decaduti in mezzo alle terre morte della Ciclonia centrale. Contrariamente al precedente rifugio, però, è situato in mezzo a un lago, il Benumer, la cui acque permettono di individuare eventuali invasori ben prima del loro arrivo. Beh, sì, diciamo che effettivamente è intelligente questa cosa, perché ovviamente se si avvicinano tramite l'acqua tu li vedi, anziché magari come prima tramite la terra, dove magari cunicoli, caverne, eccetera, eccetera, ti permettono di arrivare più facilmente. Qui invece, col fatto che siamo circondati dal mare, ci sono le barche che devono arrivare, però, oddio, funziona relativamente, perché se arriva Bahamut, per esempio, che vola e spara un raggio infernale, anche che siete in acqua, sto cazzo. Un portatore imperiale diventato alleato di Sid, il fuorilegge. In realtà però è qualcosa di più. Non solo il primogenito dell'arciduca di Rosaria, ma anche il dominante di Ifrit, con l'abilità di assorbire i poteri degli altri Aegon. Nei 5 anni trascorsi dalla caduta di Testa di Drago e dalla morte del suo mentore, lui e Jill hanno cercato di portare avanti l'eredità di Sid, con la luce di Ramu sempre nel cuore. Obulos, vecchio amico di Otto dai tempi in cui era marinaio mercantile, ora fa da traghettatore tra le coste di Benumer e il rifugio di Clive. Sapendo che era un tipo affidabile e riservato, Otto lo ha invitato a unirsi alla loro causa dopo la morte di Sid, affinché con la sua affidata barca li aiutasse a costruire e gestire il loro nuovo rifugio nel lago. Ok, e quindi abbiamo già una piccola infarinatura di quello che è successo. Anche se in realtà... Ecco, vedi, questa mi sembra tipo, vedi, una scuola hanno fatto, tipo, una sorta di scuola. Buona giornata a te, Sid. Shirley dice che non posso giocare se non finisco le azioni. Vedi, lo chiamano Sid, lui è chiamato Sid perché Sid non è tanto un nome quanto un ruolo, cioè qui viene definito come ruolo, no? Come il capo. Quindi chi è il capo è come se lo chiamassero Sid, no? Sid, quel buon vento. Vedi, Sid è proprio l'appellativo di capo. È come se lo chiamassero capo. Invece lo chiamano Sid. Carina questa cosa. Non solo per il personaggio che è stato Sid, ma anche per appunto sottolineare la cosa che dicevamo prima, ovvero che il nome Sid è la garanzia, è quasi il marchio di fabbrica della saga di Final Fantasy. Quindi anche in questo caso hanno saputo rendere il nome di Sid importante. Quindi hanno fatto... utile e dilettevole. Però non me l'aspettavo adesso la morte di Sid, sono onesto. Lady Taria è impegnata in un intervento. Ah, Taria è viva. Bisogna disturbarla. Ma Gav? Oh. Io qua vedo una cosa che stavo aspettando da tempo. Ragazzi, cominciano le cacce finalmente. Cominciano le cacce. Oddio.
Ti prego, datemi Yazmat 2.0 e posso morire felice. Ti stai chiedendo cosa sia questa nuova tavola dietro di me, vero? Tutto a tempo debito, mio amico senza pelo. Tutto a suo tempo. Oddio, sì, sbloccami le cacce. Alle porte. Io me lo sento. Oh sì, le cacce finalmente. Vabbè, parliamo. Ma Gav? Fino a nuovo ordine. Gav che fine ha fatto? Non l'ho visto. Ah, Otto è qui. Ah, eccoti, Clive. Stamani è giunta notizia delle tue avventure. Victor ti ringrazia. Quel branco di idioti non mancherà nemmeno a Kupka. E neanche uno dei portatori che abbiamo salvato è voluto venire con noi. Giustamente. Nessuno ci tiene molto a unirsi a un fuorilegge. Ci sono delle novità per caso? Niente di particolare. Gav è ancora via a spiare l'esercito repubblicano. Ah, ecco, vedi, Gav fa ancora l'esploratore. Capisco. Se serve sarò nella sala della mappa. Comunque la trama adesso è diventata un po' più semplice, tra virgolette. Non ci sono posti migliori dello scafo di un'aeronave in pezzi per stare incollati a un libro. Eppure è qui che ha scelto di stare. Avrà di certo le sue ragioni. Perché adesso abbiamo comunque diverse storie che si intrecciano. Abbiamo Clive che è diventato Sid fuori legge. E quindi il suo obiettivo è distruggere i cristalli madre. Dall'altro lato abbiamo la storia parallela di Joshua ultima e il ruolo di Clive all'interno di tutto questo progetto divino. E poi abbiamo la guerra tra gli imperi, cioè abbiamo la guerra tra le fazioni. Abbiamo ancora lo scontro tra Waloed e il Sacro Impero. Kupka che ha distrutto praticamente tutto e che ora dobbiamo necessariamente andare a fargli il culo per vendicare tutti quelli che sono morti nell'attacco, nell'assedio. Quindi ci sono diverse storie in realtà che si stanno intrecciando tra di loro. Spero di non disturbare. Lei è nuova. Tornato dalla missione? Inizio a pensare che la tua abitudine a sopravvivere non sia dovuta alla mera fortuna. Si potrebbe dire anche di te. Vivian l'immortale. Vivian l'immortale. Per tua informazione, solo 4 volte hanno attentato alla mia vita. E nessuna di queste è degna di nota. Dunque, a che cosa devo l'onore? Devo credere che tu sia qui per una delle mie lezioni? È così improbabile. Molto bene, allora. Cominciamo. Ah, sei diventata tu la maestra della lore? Sembrerebbe trovarsi, chi l'avrebbe mai detto, alla mercé di eserciti e fuorilegge. Oh no, quindi è morto il vecchietto. Beh, principalmente eserciti, ma non per mancanza di tentativi, giusto, Clive? Ma la vera domanda è: come siamo finiti qui? Yes. Oh, il recap, benissimo. Ah no, ok, sì. Ottimo, questo aspettavo, grazie Dio. Sebbene Ciclonia abbia vissuto a lungo sotto il dominio di Sunbreak, non è da molto che la piaga ha cominciato a strappare via sempre più terra. Guarda quanto terra ha preso la piaga. Per questo motivo continuano a muovere guerra ai rivali oltre lo stretto, nella speranza di reclamare qualche pascolo. Ma Walud preferirebbe vendere la spada di Odino che cedere Cineria. Così l'impero paga a caro prezzo ogni singolo filo d'erba sotto gli stivali sambrechiani. Okay. Non bisogna stupirsi che Silvestre stia puntando al dominio cristallino. Un bersaglio più facile e benedetto da altrettanto etere. Ormai 5 anni fa, mentre voi eravate occupati a distruggere Testa di Drago, l'impero ha fatto la sua mossa, soggiogando il territorio neutrale a lui vicino. Quindi hanno fatto quello che avevano detto. Una nazione che legittimamente vantava di essere il centro del mondo. Di certo il luogo ideale per stanziare un esercito. E da lì il Sacro Impero può raggiungere facilmente i gemelli. Il patto di non aggressione era l'unica cosa che li teneva a bada. Ma se l'hanno violato senza alcuna provocazione, è solo questione di tempo prima che ci sia una reazione degli Madonna, altri. Si scatena la guerra. Tra tutti. Il Sacro Impero. La Repubblica di Dalmechia. Il Regno di Walud. E naturalmente i nostri amici di Aeran. Mi domando chi sarà a restare.
quando l'ultima goccia di sangue sarà versata. Vabbè, questo è il trono di spade palese, comunque. Cioè, proprio... Tu sei nata a Sponde Gemelle. Non temi per la tua patria? No. Sul dominio si radunano sempre le nubi più oscure. Eppure, nonostante tutto, ha resistito ogni volta. E passata questa tempesta, sono sicura che lo troveremo ancora lì. Ora, come forma di pagamento per la lezione di oggi, porta a termine una semplice commissione e ci considereremo pari. Pari. Capito. Riporta per me questo testo al vecchio Biblio. Puoi dirgli che era... accettabile. Al vecchio Biblio? Ma sia il caso di far visita al nostro storico. Ah, ma è vivo allora! E perché non l'ho visto? Ah, è alle librerie. Ah, mi sa che da là non ci sono passato. Ok, facciamo quest'ultima roba, poi dopodiché per oggi stacchiamo, continuiamo domani. Capisco che... per me è difficile in realtà staccare adesso, perché io vorrei andare avanti in realtà, però... capisco che è una certa ora, quindi preferisco fare le cose piano piano e preferisco anche non spolparmi tutto il gioco in una volta sola. Me lo voglio godere pasto dopo pasto. Voglio fare una cosa fatta bene, con calma. Ah, ma sei vivo, guarda dove sei. Ceppo. Saggio Arpocrates. Ecco un nome che non sentivo da parecchio tempo. Da così tanto che avevo quasi dimenticato fosse il mio. Bentornato, Clive. Ci sei mancato, come sempre. Credo che questo sia tuo. È stata Vivian a mandarmi. Di già? La nostra studiosa divora libri più in fretta di quanto Ted faccia con le crostate. Vorrei poter dire lo stesso, ma purtroppo non sono più nelle condizioni per simili piaceri, che si tratti di parole o di crostate. Comunque, ho continuato le mie ricerche sulla creatura che ha incontrato a testa di drago. Ma senza l'accesso alle grandi biblioteche di Oriflammo o del Dominio, purtroppo temo di aver trovato ben poche informazioni. Mi spiace. Aspetta, la creatura ti riferisce al drago oppure a Ultima? Perché noi sappiamo che è Ultima. Potremmo fornirti altri libri. Lui giustamente no. Che non servano altri libri, ma solo quelli giusti. Forse cerchiamo nel posto sbagliato. Ci sono ancora biblioteche a nord. Vedrò che posso fare. Molto gentile. In questo mondo in pochi asseconderebbero i capricci di un vecchio storico stanco. Stanco, ma sempre a rubacchiare i semi di Kupo, eh? Ne ha sempre le tasche piene. Li rubacchia ai moguri. Bravi. I moguri non esistono, lo sanno tutti. Ma se ne abbiamo uno qua? Sembra stiano bene. Sì. Ma ridono troppo poco per essere così piccoli. Sentono molto la perdita dei genitori. Ma lo nascondono bene. Titano ci ha tolto molto quella notte. Ad alcuni più che ad altri. E le ferite che restano non guariranno in fretta. Già. Lasceremo loro tutto il tempo che serve. Certamente. Così come devo lasciare a te il tempo per riprenderti. Buona giornata. A te. Gav tornerà presto. Devo riposare finché posso. Esatto. Però prima... La mia conoscenza è tua. Ecco, chiedi di Ted e Crow. Ricordo ancora... Quando ho incontrato Ted e Crow, un attimo prima seguì uno loro padre nel rifugio, quello dopo si aggrappò a una lagonna della madre. L'amore dei due gemelli per i loro genitori era meraviglioso, così forte e puro. Quando sono morti ho temuto che il vuoto nelle loro vite non sarebbe mai stato colmato. Non hanno parlato o sorriso per anni, nascondendosi tra le librerie e seppellendo le loro sofferenze nelle pagine di questi tomi. E per fortuna. Perché ritengo che le storie siano state una buona distrazione. Col tempo il dolore si è attenuato e ora ridono e scherzano come un tempo, se non persino con più energia. Ci ricordano che, per quanto le nostre ferite siano profonde, tutti possiamo guarire. E che la felicità perduta forse può essere ritrovata.
Credo che Ted e Crow siano quei due ragazzi di prima a sto punto. È stato difficile, certo. Quando Titano ha scatenato su di noi la sua terribile furia, abbiamo perso molto. Ci ha privato non solo della nostra casa e dei nostri cari, ma anche di ciò che Sid cercava di preservare con più forza, la speranza. Speranza che forse non avremmo più ritrovato se tu non avessi assunto il suo nome, divenendo la nostra luce nell'oscurità. Se non ci avessi condotti qui? Al Benumer sull'Invincible, dove tra i fantasmi dei decaduti il nostro viaggio potrà continuare. Quindi sono all'interno dell'Invincible, un altro riferimento ovviamente a Final Fantasy, che era la nave di Kuja in Final Fantasy 9, se vi ricordate. Quindi l'Invincible, che vabbè, altro riferimento. Qui nel ventre di un leviatano inviolato, dal passare da un millennio la nostra speranza splende più brillante che mai, e qui brucerà per altri mille anni. Guardati attorno. Sebbene si abbia lontana dalla biblioteca imperiale di Oriflamme, in appena 5 anni abbiamo ammassato più volumi di quanti molti uomini e donne possono sperare di vedere nel corso di una vita. I racconti in essi contenuti non sono più riservati soltanto ai privilegiati, li abbiamo liberati affinché riempiano le menti di chiunque brama la conoscenza. Tuttavia ce ne sono ancora molti là fuori, e finché sarò in vita continuerò a raccogliere ciò che posso. Diamine, un giorno le cronache delle tue avventure potrebbero adornare questi scaffali, o magari il pavimento. Ok. Non credo che tu abbia mai letto questo capitolo in passato. Allora qua la lore aumenta... Ah, oddio, pensavo di più. Ecco, vedete? Ci sono altre... qua. Sid, il fuorilegge. Capo della fazione responsabile per l'attacco a testa di drago nell'873, il suo nome è noto in tutta Valistea. E tutti i potenti sperano che un giorno pagherà per l'insensata distruzione dei cristalli madre, sacra fonte del miracolo della magia. Dei cristalli madre? Cioè, li hanno distrutti tutti? Sono riusciti a distruggerli tutti? In questo periodo? Dalla mappa non sembrava però, eh? Vivian, 9 storie. Studiosa e stratega che vive nel rifugio analizzando ogni brandello di informazione che arriva dal mondo esterno al fine di dedurre le posizioni degli eserciti del regno e di coloro che li guidano. Offre le sue intuizioni a Clive affinché possa comprendere meglio la situazione del territorio. Il soprannome 9 storie, che porta con orgoglio, le è stato assegnato da altri studiosi in onore delle sue vaste conoscenze in moltissime materie. Amico di Sid, in seguito anche di Clive, che veglia sull'Andirivieni a Dalmechia, dalla sua città natale, Kostnis. Una città situata... Ah, è quello che abbiamo visto prima, sì, ok. Una città situata nelle aspre discese settentrionali della Repubblica di Dalmechia. Sebbene un tempo fosse un crocevia commerciale prosperoso, l'arrivo della piaga ha scoraggiato i viandanti e scacciato gli abitanti. Ormai non restano che rifugiati, sciacalli del mercato nero che approfittano di loro e soldato sufficienti giusto a mantenere la pace. O meglio, fingere di mantenerla, quando non vengono corrotti per guardare dall'altra parte. Minchia. Caduta del rifugio. Un assalto da parte di Hugo Kupka, il dominante di Titano, e della sua guardia privata contro il primo rifugio di Sid, il fuorilegge, nell'anno 873. Il rifugio, fondato tra rovine dimenticate e da tempo infettate dalla piaga, venne completamente distrutto, e molti dei collaboratori di Sid e dei portatori che questi aveva liberato dalla schiavitù finirono uccisi. Porca troia. Ecco, questo è il nuovo Clive, vedete che ha i capelli più lunghi, ha tolto il simbolo del marchiato, e questa è la fase dove Clive appunto qua ha superato i 30 anni, perché quello che sapevamo dalle informazioni che ci hanno dato finora è che il gioco si sarebbe diviso in 3 fasi della vita di Clive: l'età adolescenziale, i suoi 20 anni e i suoi 30 anni, quindi diciamo che adesso siamo praticamente coetanei e Clive, quindi solo che Clive è 50 volte più figo di me, però piccolo dettaglio che non stiamo qui a sottolineare. Un portatore imperiale diventato alleato di Sid, il fuorilegge. In realtà però è qualcosa... Ah, ok, sì, questo l'abbiamo letto. Dopo che Sid muore e il suo rifugio viene distrutto da Yuko Kupka, Clive assume il nome e il ruolo del suo predecessore, diventando il secondo Sid, il fuorilegge, e il capo della rinata resistenza. Insieme agli altri superstiti e con nuove reclute, continua la missione di Sid per emancipare i portatori e liberare il regno dai cristalli madre.
Va bene. Eccolo, Joshua Rosfield. Finalmente ce l'abbiamo. Identità nascosta e identità rivelata. Un misterioso uomo incappucciato ritenuto essere il dominante del fuoco. Ecco, ora è cambiato. È sempre stato visto in compagnia della sua fedele attendente. Ah, ok, quindi il tizio incappucciato era lui. Ok, quindi quello che abbiamo visto nell'altro foglio. Ora voglio vedere se è cambiato allora. Se l'uomo incappucciato è rimasto tale. Dopo essere stato catturato dagli agenti di Benedict, ok, dominante della Fenice ed ex erede al trono del Ducato, si riteneva che Joshua fosse morto per mano del secondo Icon del Fuoco durante il disastro di Porta Fenice. In realtà è vivo e vegeto e viaggia per il regno celando la propria identità con un pesante cappuccio e sotto il falso nome di Lord Margrace. Lord Margrace, vedi, quindi ha cambiato, ha uno pseudonimo anche lui. Dominante di Shiva, amica d'infanzia di Clive, dopo che Clive e Sid la prelevano dal campo di battaglia, su cui è stata costretta a combattere per sanguinare, Giri viene affidata alle cure dell'abilo medico del rifugio, Taria, la quale la rimette in sesto. La caduta di Clive continua la missione di Sid, ok, questa è la stessa cosa. Dominante di Shiva, capo del nuovo rifugio. Quindi ora proprio sono praticamente due teste che collaborano, Clive e Jill. Insieme i due continuano la missione di Sid per emancipare i portatori e liberare. Ok. Una scioccante verità. Capo del rifugio dominante, ok, questo è quando ci ha rivelato che i cristalli madre sono la causa della piaga. E qui invece capo del rifugio dominante di Ramu, guardiano del tuono. Il suo piano per creare un mondo in cui i portatori dominanti possono vivere e morire alle proprie condizioni richiede la distruzione dei cristalli madre. Un atto blasfemo che l'ha portato a essere marchiato come fuorilegge. Durante la missione per annientare Testa di Drago nel 73, Sidolphus Telamon perde la vita contro un essere misterioso, lasciando in eredità il titolo di Sid il fuorilegge al suo protetto Clive. Mamma mia. Kupka. All'inseguimento di Sid, consulente economico, ok, non è particolarmente legato al suo paese, ok. Dopo aver saputo che Sid il fuorilegge, l'uomo che ha ucciso l'amore della sua vita, Benedicta Harmon, è ancora vivo, incarica la sua guardia personale di catturare e torturare i portatori per attirarlo allo scoperto e vendicarsi della sua nemesi. Ciao, ciao Lady Sephiroth, buonanotte, grazie per la compagnia. Sì, ma sto staccando anch'io, perché sto leggendo le ultime informazioni in modo tale che la prossima volta sono già conscio di quello che è successo e tutto, e quindi possiamo poi continuare direttamente senza interruzioni. Vabbè, alla fine poi uno, se vuole recuperare le robe, o le trovate dai VOD o comunque le ritroverete poi successivamente tagliate e montate tutte su YouTube, quindi non vi preoccupate. E infatti Tet e Crow, vedi, sono i due ragazzini di prima. Ecco, vedi, uomo incappucciato. Ah, abbiamo anche Ultima, tra l'altro. Ultima. Un essere ultraterreno che Clive ha incontrato nel santuario interno di Testa di Drago. Si è rivolto a Clive chiamandolo Mythos, prima di cercare di fondersi con la sua coscienza. Tuttavia Clive è riuscito a resistere alla creatura finché Joshua non è tornato dal mondo dei morti per imprigionare Ultima in una gabbia infuocata, sigillandolo poi nel proprio cuore. Porca troia. E allora, minchia, veramente si finisce per combattere Joshua. Si finisce veramente per combattere Joshua. Orfana che si guadagna da vivere producendo e vendendo medicinali. Madonna, pure lei hanno messo tra i personaggi. Cioè una bambina vista in una cutscenes così a caso e l'hanno messa. Dopo la caduta di Testa di Drago. Ecco, vedi, quindi solo Testa di Drago è caduta per ora. Un regno formato dai continenti gemelli di Cicloni e Cineria, nei quali si ergono da tempo in memoria i cristalli madre. Questa situazione potrebbe cambiare ora che Sid e i suoi discepoli hanno avviato la propria campagna per distruggere i cristalli, a partire da quello di Testa di Drago, seminando caos e confusione nelle grandi città e nelle nazioni di Valistea. Ok, quindi hanno distrutto soltanto il cristallo di Testa di Drago.
un lago nelle terre infette della piaga ai confini meridionali dell'ex Granducato di Rosaria, che prende il nome dal drago che, secondo le leggende, creò il bacino quando cadde dai cieli. Le sue vaste acque sono disseminate di aeronave dei decaduti, il che richiama alla mente l'immagine di un cimitero. La sua posizione isolata, lontano dalle terre dalle rotte commerciali e nel cuore delle terre morte, l'ha resa una scelta scontata quando Clive ha preso in mano l'eredità di Sid. Ok, quindi ecco perché ha costruito lì il rifugio, perché è circondato dalla piaga, quindi non si possono utilizzare le magie, che è una scelta strategica anche abbastanza valida, oserei dire. Ma al tempo stesso è anche vicino al casato di Rosaria, diciamo quasi una sorta di sentimentalismo verso casa. Provincia imperiale di Rosaria, ecco, non è più ducato adesso. Le terre situate nelle distese occidentali del continente di Ciclone, precedentemente nota come Granducato di Rosaria, è divenuta una provincia imperiale dopo l'annessione da parte del Sacro Impero di Sunbreak. Annabelle Lesage, un tempo duchessa di Rosaria, ora imperatrice. Ok, questo l'avevamo letto. Ha ottenuto le gestioni imponendo un regime di tassazione opprimente e una costante sorveglianza, nonché la persecuzione di tutti i portatori. Ok, anche questo avevamo visto. Rifugio di Marta. Testa di drago. Il cristallo madre sfruttato da Sunbreak torreggiava sulla capitale imponente. Il cristallo è caduto per mano di Sid fuori legge. A Oriflamme che è successo? Vecchia capitale del Sacro Impero, dopo che il suo cristallo fu distrutto da un attacco, venne deciso di trasferire il trono e gli eserciti da sud nel dominio cristallino, senza chiedere l'approvazione degli abitanti del dominio. Da allora Oriflamme è in graduale declino, avendo perso la benedizione della madre e tutti i benefici che questa comportava. Ah, quindi hanno spostato anche la capitale. Caduta di testa di drago. Sid il Fuorilegge e gli alleati si infiltrarono nella capitale distruggendo il cristallo madre, un attacco ardito e senza precedenti. Le indagini dopo l'incidente hanno rivelato che infiltrati sfruttarono il caos causato da un flusso di etere per accedere al sacro santuario dell'impero. Dopo l'incidente Sid e la sua fazione criminale divennero ricercati in tutta Valistea. Allora, i cristalli tendenzialmente servono a contenere Ultima. È molto simile al concetto dei cristalli... È molto simile alla concezione dei cristalli che tenevano lontani appunto i poteri, diciamo, oscuri o comunque i poteri non propriamente ben visti. Era una sorta di sigillo i cristalli. Quindi se io tecnicamente dovessi distruggere tutti i cristalli, permetterei a Ultima di potersi sprigionare sul mondo. E non è una cosa che in realtà... diciamo, non è una cosa positiva, ecco, mettiamola così. Il patto di non aggressione sappiamo benissimo cos'è. Il cuore del cristallo madre, va bene. Barriere magiche. Alcuni dominanti hanno la capacità di attingere al potere del proprio Aegon per evocare una sorta di scudo, una barriera che né la materia né la magia sono in grado di attraversare. Per poterla mantenere tuttavia è necessario che nel corpo di chi la evoca l'etere fluisca in modo continuo e ciò si ripercuote negativamente su chi la utilizza, anche in proporzione alla grandezza della barriera evocata. Servitori di Ultima, contorte creature blu luminose che aspettavano Clive e Jill nelle profondità di Porta Fenice per cercare di impedire loro di accedere alle stanze più interne dell'apotiterio. Vabbè, loro comunque servivano solo per testare la forza di Clive. Infatti Ultima, quando poi è andata da Clive, ha detto «Bene, dice, tu puoi essere un ottimo ricettacolo». Quindi non sono state messe per impedire a Clive di arrivare a Porta Fenice. Allora, diciamo che è un po' più contorto il discorso, perché loro in realtà non stavano impedendo a loro di accedere all'apotiterio. Loro stavano mettendo alla prova Clive qualora fosse riuscito ad accedere all'apotiterio. Ecco, avrei scritto così,
adesso. Cioè, avrei fatto due definizioni. La prima, che era questa, e dopo avrei fatto la seconda, diciamo, la seconda definizione, mettendo appunto che non è che loro impedivano, ma stavano semplicemente testando la forza di Clive. Mythos, ecco, il nome con cui Ultima si rivolge a Clive. Starebbe a indicare un ricettacolo di un potere illimitato, uno strumento incarnato dal giovane Lord Marchese. Per quali fini Ultima brami un tale strumento non è dato sapere. Il ricettacolo, l'appellativo che l'essere noto come Ultima ha dato a Clive, parrebbe essere sinonimo di Mythos. Quindi Mythos e ricettacolo sono sinonimi. Quindi possiamo chiamarlo ricettacolo, possiamo chiamarlo Mythos, però in realtà cambia poco. Ecco, Typhon, che è completamente diverso rispetto a quello. Apparentemente attirato dalla distruzione del cuore di testa di drago, Ultima è emerso da uno squarcio nella realtà nei panni di Typhon, un colosso avvizzito e raggrinzito, attirando Clive in uno spazio tra i mondi dove l'entità eterica ha messo alla prova il suo valore di ricettacolo. Che è proprio completamente diverso dal Typhoon, anche solo di Final Fantasy VI, per esempio. Cioè, non c'entra un caso. Non so se poi effettivamente nel 14, dovrei vedere effettivamente se Typhoon in Final Fantasy 14 assomiglia a questo, perché potrebbe essere un richiamo al 14. Io non l'ho giocato il 14, quindi non posso saperlo. Ok, non c'è nient'altro che per ora mi interessa leggere. Sempre il benvenuto, Clive. Avrò modo di informarmi meglio quando sarà. Va bene. Direi che per questa sera abbiamo fatto... Oh no. Cazzo. Appena tornato è già impegnato a risolvere i problemi di tutti. Taria. Ti dona, Clive. Si sposa col broncio. Avevo del tutto dimenticato cosa significasse non avere il marchio. Cosa significasse... essere me stesso. E tutto questo grazie a te. Il grosso è merito del bisturi. Ah, dimenticavo. Un corriere ha portato una lettera di Gav. Buona, Taria. Cioè, era buona anche prima, ma ora... Va bene, darò un'occhiata. E poi va a riposarti. Bella, con i capelli rossi, occhi azzurri. Guarda che coda che si è fatta. Taria, tanta roba. In una lettera. Tanta roba. Tanta roba veramente, Taria, mamma mia. Se la gioca con Jill, eh? Due waifu al prezzo di una. Se la giocano parecchio, se la giocano. Però va bene. Direi che per questa sera abbiamo fatto veramente tanta, tanta, tanta lore. Tanta in generale anche... Abbiamo fatto tanta lore, abbiamo fatto tanto, tanto gameplay in generale, che poi vabbè... dovrò tagliuzzare e fare eccetera eccetera, però va bene, sono molto soddisfatto, mi sta piacendo tantissimo, quindi niente, si continua domani, ragazzi. Non so se domani però continuerò, forse inizierò un po' più tardi, perché da me ci sarà la festa di paese e ci sarà un casino pazzesco, quindi non so se riuscirò ad avere la tranquillità giusta per streamare. Magari farò una pausa il tempo che comunque qua la confusione un po' così si smaltisca, e poi magari continuo. Vediamo cosa mi invento, ecco, mettiamola così. Non prometto nulla, ma cerco di inventarmi qualcosa, anche perché devo assolutamente andare avanti, c'è poco da fare. Per cui, ragazzi, io vi do la buonanotte, vi auguro buon fine settimana, ringrazio tutti quelli che sono rimasti dall'inizio alla fine, quelli che sono passati per un saluto. Tutti in generale, mi fa molto piacere che comunque stiamo condividendo queste esperienze insieme, e basta. Io vi saluto, vi ringrazio, ecco, metto anche la cam a fine live, la metto per mandarvi i bacini così. E quindi niente, ci vediamo alla prossima, ovvero ci vediamo domani. Bye bye.